Lo giuro sui santi Vangeli di Dio. Custodirò in buona fede senza inganno la città di Novara, e i suburbi e i beni, e le persone dei viventi come singoli e come comune, e tutta la giurisdizione di Novara, per tutto il distretto della diocesi di Novara. Con questo giuramento davanti alle autorità cittadine e alla folla che gremiva il cortile del Broletto, il podestà assumeva il suo impegno verso Novara, come era sancito dagli statuti della città. Il palazzo dell'Arengo era stato da poco costruito e rappresentava il nuovo simbolo di una comunità in espansione, di una Novara che finalmente aveva vinto la sua dura lotta contro i vescovi conti, i conti laici e i signorotti locali, riuscendo ad ottenere l'indipendenza. L'Arengo fu il primo edificio del Broletto ad essere costruito. Il primo documento in cui se ne parla è datato 1208, quindi fu edificato probabilmente a cavallo tra il 1100 e il 1200. Delimitava il lato nord dell'antico cortile, detto appunto Brolo, attorno al quale erano state innalzate delle mura chiuse da possenti porte, che in origine dovevano essere quattro. All'interno del Broletto la vita si svolgeva frenetica. Sotto il grande porticato dell'Arengo, i consoli di giustizia, sui loro banchi, risolvevano le questioni tra i cittadini, mentre i notai, sotto i portici ai lati del palazzo, annotavano minuziosamente ogni atto della vita pubblica e privata. Dell'Arengo, architettonicamente, è composto da un porticato sorretto da possenti pilastri, da un piano superiore con eleganti finestre trifore e da un tetto a capriate lignee che copre la grande sala di rappresentanza. La sala è composta da un unico ambiente, nel quale è presente un'area rialzata con un corro arredato con scranni, sedili e panche, ed è arricchita su tutti i lati da un rivestimento ligneo con lavorazione ad intaglio. Il palazzo, durante il corso dei secoli, ha subito diversi cambiamenti funzionali e di gusto. Sotto la dominazione spagnola nel 600, ad esempio, veniva utilizzato come ricovero per i soldati malati o feriti, poi come sala per rappresentazioni teatrali e anche come deposito di merci e di armi. Fu realizzata anche una cappella per i carcerati rinchiusi nella Torre dei Paratici, che nel XVI secolo era stata trasformata in prigione. Ma gli interventi più importanti furono realizzati nel XIX secolo, con il trasferimento della sede del Tribunale, dopo che gli uffici comunali erano stati spostati a Palazzo Cabrino. La scala esterna che conduce all'ingresso è stata edificata invece nel 1903. Con l'espandersi nel periodo comunale dell'attività cittadina, vi fu la necessità di sviluppare il Broletto con la costruzione degli altri edifici. Sul lato est fu edificato nella seconda metà del XIII secolo il Palazzo dei Paratici. Il palazzo, con la sua torre, divenne la sede delle diverse associazioni di artigiani e commercianti, dette appunto Paratici, che già all'inizio della vita comunale erano compatte e partecipi della vita pubblica cittadina. Erano garantite da statuti che davano loro un'ampia rosa di poteri, sia economici che politici. Questo era segno che il commercio rivestiva un ruolo molto importante a Novara e che il comune era diventato un centro di riferimento per diverse città e paesi vicini. Le attività dei paratici si svolgevano principalmente nella Piazza delle Erbe, dove sotto i porticati, al tempo coperti solo da un tetto, i commercianti e gli artigiani tenevano i loro banchi. C'erano mercanti di panni, tessitori speziari, beccai, salumieri, formaggiai e molti altri, ma soprattutto i calzolai, consociati nel più potente antico paratico novarese che fu l'ultimo a scomparire. Il palazzo fu poi completato nel XVIII secolo da una loggetta composta da due piani porticati dalla linea graziosa e leggera. Sul lato sud fu edificato, tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, il Palazzo del Podestà, dove risiedeva il primo cittadino con la sua corte. Il podestà, infatti, veniva da fuori città e restava in carico di solito per un anno, portando con sé un seguito di persone che lo aiutavano nello svolgimento delle varie attività. Il palazzo poggia su cinque grandi archi sostenuti da colonne in serizzo, mentre delle volte a crociera formano la copertura del porticato. La facciata ha la particolarità di essere arricchita da finestre di dimensioni diverse con eleganti fregi in terracotta. Il muro in origine era intonacato e sono ancora visibili le tracce degli stemmi dei podestà che governarono la città.
Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo fu costruito anche il palazzo che chiude il lato ovest del cortile. Fin dall'origine fu destinato ad essere sedi di uffici, sempre a sviluppo, avesse bisogno sotto la denominazione spagnola perché appunto sede dell'ufficio della referendaria che si occupava dell'amministrazione cittadina. Particolarità architettoniche sono le tracce di quattro archi a sesto acuto nel muro di appoggio al palazzo del Podestà, mentre le finestre della facciata sono di linee più semplici rispetto a quelle degli altri edifici. Non possiamo dimenticare all'interno del broletto, dal punto di vista decorativo, il fregio pittorico che corre lungo la facciata interna del Palazzo dell'Arengo e che in origine correva anche su quella esterna. Il fregio, cosiddetto dei cavalieri, rappresenta iconograficamente un'antica storia tra mito e leggenda, alla base della quale c'erano probabilmente le antiche lotte sostenute dal comune contro i vescovi e i feudatari locali, oppure anche i diversi assedi e saccheggi che Novara dovette subire in vari periodi del Medioevo. Tra questi è da ricordare quello del 1356, compiuto dal Marchese del Monferrato, nel corso del quale fu distrutta gran parte della documentazione storica delle origini del comune. Ma la leggenda più suggestiva, forse, è quella che narra della storia d'amore e di tradimento tra una giovane nobile d'Oltralpe e un signorotto locale che finì tragicamente nel sangue. L'intero complesso del broletto, dopo aver rischiato di essere venduto e modificato completamente nelle strutture, affrontò un primo importante restauro nel 1928 su progetto dell'ingegner Bronzini. Nel Palazzo dell'Arengo furono ad esempio recuperate le bellissime finestre trifore della facciata interna, mentre all'interno, nella parte superiore del salone, fu rinvenuta una decorazione ad affresco con gli emblemi degli antichi podestà. Le pareti interne vennero inoltre arricchite da due affreschi provenienti dalla chiesa di Barengo, raffiguranti la famiglia Tornielli presentata alla Vergine e Gesù fra gli Apostoli, e dall'affresco del Cristo Crocifisso e Santi tolto dal campanile della chiesa di Sant'Andrea. Oggi un nuovo restauro. I lavori che riguardano il Palazzo dell'Arengo sono finalizzati, oltre alla conservazione delle strutture, a recuperare il salone. Sono stati infatti effettuati interventi sugli arredi interni con un restauro degli scranni e del rivestimento ligneo delle pareti. Questo sta alla base di un progetto che intende ridare al broletto un ruolo centrale nella vita culturale novarese. La Sala dell'Arengo sarà così in futuro dedicata interamente all'arte, trasformandosi in un grande spazio espositivo aperto a diversi tipi di iniziative, dall'organizzazione di mostre a livello nazionale ed internazionale alla valorizzazione dell'arte e degli artisti novaresi. Il resto della struttura del broletto è destinata a diventare, come già in parte lo era, sede della Galleria Giannoni, una delle collezioni pittoriche più importanti di artisti del Novecento a livello nazionale. Gli altri edifici del complesso costituiranno quindi un suggestivo percorso alla scoperta di capolavori, di nuovo visibili, dopo un lungo periodo. Tra le opere che saranno permanentemente esposte, ricordiamo quelle dei pittori come Fattori, Nomellini, Cavalli, Segantini, Ciolina, Fornara, Morbelli o dello scultore. Rivestiranno un ruolo importante per l'arte e la cultura novarese. Non possiamo dimenticare le grandi potenzialità che offre il suo cortile. Uno spazio che si presta all'organizzazione di eventi di ogni tipo, accogliendoli e arricchendoli con le forti sensazioni che si sprigionano dall'intero complesso. Uno spazio, il broletto, che si apre totalmente alla cultura, ma che rappresenta anche un importante recupero della storia e delle tradizioni cittadine.